il caffè come luogo di arte e cultura. Così come accadeva nell'Ottocento, a Vairano il Gran Caffè Cocco ha voluto riproporre una tradizione accogliendo l'esposizione di un artista locale. Pochi mesi fa l'artista vairanese conquistò la critica americana con una grossa affermazione presso l'esposizione permanente alla Belle Art Gallery. La pittura di Nino Littera, come scrive il critico d'arte Nanni Latina, è ambiziosa, con tratti decisi, forti, figure marcate, sicure sulle quali riflettere. L'anno scorso sono stato in esposizione presso la Belle Art Gallery di New York, dopo tante esposizioni in Italia. Dal centro Italia al nord, sud, ho girato un pochettino l'Italia in questi ultimi tempi. Qual è il suo stile? Il mio stile è a cavallo un pochettino impressionismo ed espressionismo, più che altro sul modo di usare i colori molto istintivamente, partendo dal pensiero, dall'anima e collegandole a livello materico il colore. Qual è le difficoltà che oggi un artista deve superare per affermarsi? Le difficoltà sono tantissime. In realtà una volta c'era il gallerista e il critico che cercava il giovane artista per promuoverlo. Attualmente invece sono i piccoli artisti, i giovani artisti che devono cercare galleristi e critici, e il più delle volte vengono soltanto manipolati inutilmente. Quindi penso che il consiglio che potrei dare è guardare sempre avanti e cercarsi una strada propria. Walter Cocco, perché un gran caffè ospita una manifestazione del genere? Noi di solito facciamo queste tipologie di manifestazioni perché avendo un tipo di clientela un poco particolare, apprezza questo tipo di cose che noi facciamo, e cerchiamo di rispolverare l'Ottocento in cui i Gran Caffè avevano queste tipologie di manifestazioni. Loro facevano il caffè letterario, quindi tutte le cose artistiche, tutte cose che potevano essere piacevoli per gustare un caffè, un tè, visionare dei artisti e cose. E poi noi abbiamo degli artisti locali e cerchiamo di valutarli, cerchiamo di metterli quanto più in evidenza possibile.